Eccoci, ben arrivati al nostro salotto olimpico. Buongiorno a tutti, anzi buonasera, sono Annalisa Ghiglia. Buonasera Maria Claudia. Buonasera, buonasera a tutti, sono Maria Claudia Cavaliere e anche questa sera con Annalisa siamo qua in un'occasione speciale che è quella del Salotto Olimpico, che Annalisa Esatto, adesso ci dirà esatto. di cosa Esatto, parleremo stasera. Claudia. Noi siamo abituati a vederci nei nostri team building digitali. Questa sera sarebbe stato il giorno, il 23 luglio, l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, che ovviamente sono per noti problemi, sono state posticipate, speriamo di riuscire a vederci l'anno prossimo. E abbiamo pensato di fare un'attività di avvicinamento alle reali Olimpiadi facendo le nostre Olimpiadi digitali, quindi le Digital Olympics. Che io e Maria Claudia cercheremo di condurre una volta al mese per accompagnarvi alle Olimpiadi quelle vere. Qual è la nostra peculiarità? Che questo salotto non è una chiacchiera solo tra di noi, ma fortunatamente siamo in compagnia di veri campioni olimpici, quindi quegli atleti che le Olimpiadi le hanno vissute davvero sulla loro pelle. È vero, Maria Claudia, oggi abbiamo delle belle sorprese. Vedo già tutti Assolutamente sì. Non... collegati nel backstage e quindi. Direi, Annalisa, che abbiamo la possibilità di vivere le Olimpiadi con chi le ha veramente vissute e soprattutto con quelli che hanno una grande carriera. Non saranno qui ad autocelebrarsi e mi vorrei dire che le persone che introdurremo sono persone e non personaggi, e questo per noi ha un grande valore. Quindi Assolutamente. sicuramente vale veramente, è molto bello averli qui ed ascoltarli per quello che ci Assolutamente, raccontano. anche perché con loro stiamo portando avanti tanti progetti che poi via via vi sveleremo. Oggi parliamo veramente delle Olimpiadi, dello spirito olimpico, di quello che spinge un bambino a sognare una medaglia, a sognare una finale olimpica e poi a cercare di portare avanti il proprio sogno. Quindi siamo contenti di essere qui questa sera e direi che possiamo iniziare a introdurre Maria Claudia e i nostri ospiti. Direi di iniziare con Roberto Cavalisti. Ciao Roby. Buonasera a tutti, ciao Maria Claudia, ciao Annalisa, Ciao Roby. benvenuti a queste inaugurali Olimpiadi. Ecco, anche tu ovviamente campione di baseball, ti conoscono in tanti, abbiamo già fatto delle attività insieme, poi insomma non hai bisogno anche tu di presentazioni, però oggi ci aiuterai un po' a capire come si vivono queste Olimpiadi dall'interno. Sì, naturalmente abbiamo avuto la fortuna di mettere il piede in quei cinque cerchi, di cui io dico sempre il cuore di aver messo il piede dentro uno di quei cerchi è stata la cosa più bella della carriera che un atleta può sognare, e naturalmente vivere con degli atleti che quotidianamente li vedi nelle prestazioni televisive e poi poterci scambiare due chiacchiere come fossimo normali amici e così via, è la cosa più bella. Infatti questo salotto porterà veramente un gran lustro a quello che sono le persone che partecipano a queste Olimpiadi, che hanno avuto la possibilità di metterci un piede dentro. Certo. Naturalmente questa è la cosa più bella che un atleta può sognare. Dopo c'è la finale olimpica, però c'è anche solo la prestazione di metterci la tua possibilità, la tua persona dentro queste cose è la cosa più bella che possa esistere. Per chi non lo conoscesse, Annalisa, Roberto Cavalisti ha fatto le Olimpiadi, ha partecipato alle Olimpiadi con la nazionale italiana di baseball. Roberto è tuttora un lanciatore nel gioco del baseball, ha ricoperto il ruolo di lanciatore con diversi record. Quindi, siccome non siamo qui ad autocelebrarci, però una presentazione per chi non conoscesse il baseball e Roberto Cavalisti, un minimo, ho fatto un sunto di presentazione. Nel Ora puoi futuro passare. porteremo conoscenza anche di questo strano sport che chiaramente è colonna portante di questo team building. Bene, grazie Roberto, Annalisa, poi. Anna, sì.
Il prossimo non è un ospite Posso perché lascio a te, chiamarlo, posso chiamarlo in causa perché siamo. lancialo, Lancio il primo personaggio che segue a ruota la mia presenza, che è Roberto Ribot, che è un atleta di affermata prestazioni olimpiche, record italiani ancora in atto e così via, ma soprattutto perché eravamo amici fin da giovane età e abbiamo potuto conoscerci bene anche nel privato, quindi è un grande amico, è un grande campione che adesso ha la parola. Ciao Mister 28, sei il mio numero preferito nel baseball, eh? Quando gioco di numeri all'otto gioco sempre il 28. Ok, mi fa anche rima. Ti Spero che porti saluto, fortuna. ciao Annalisa, ciao Maria Claudia. Sapete, sono molto felice, ringrazio Cava di avermi portato in questo gruppo di persone vere. Quindi, come ha detto Maria Claudia Cavaliere, la nostra psicologa, nessuno si autocelebra qui. Inizialmente può essere interessante perché magari il pubblico non siamo stati così grandi da essere in qualche maniera immortali nelle memorie degli altri. Però vado a presentare, se me lo consenti Annalisa, Volentieri. vado a presentare quello che ho annunciato ieri, un po' il padrone di casa delle Olimpiadi di questa sera. So Sì. che è molto forte come affermazione, lui è un amico vero, siamo amici da sempre e lo saremo per sempre, assolutamente. Ed è Stefano Tilli. Buonasera, buonasera Annalisa, Ciao, e ai due Roberti. Grazie buonasera Roberto per la Stefano. presenza. Voglio dire perché sei il padrone di casa, perché fa quattro Olimpiadi. Poi allena una delle leggende della velocità femminile, come l'hai allenato te, Merlene, perché so che in qualche maniera ho sbagliato a dire Merlin. Sarebbe giusto? Ottei, fino a quando almeno che Stefano è stato il suo coach, quindi ha fatto Olimpiadi da coach, Olimpiadi di atleta, Olimpiadi da coach, ed oggi è una delle voci più autorevoli all'interno del commento tecnico con Bragagna e Rai. Quindi vuol dire che lui sta sempre lì. L'unica cosa che mi dispiace stasera è vederti qui e non averti chiamato a Tokyo, perché in teoria dovevi essere già lì. E questo è quello che ti volevo chiedere. Stare qui, non stare lì, sarai un po', come dire, incazzato. Oh, Si può beh, dire. sicuramente dispiaciuto, questo sì, però c'è chi sicuramente è più dispiaciuto di me, tutti gli atleti che si sono preparati per 4 anni, perché un'Olimpiade arriva ogni 4 anni e che magari l'anno scorso hanno tirato un po' il fiato per buttarsi in questa preparazione, che hanno cominciato a ottobre, novembre, dicembre, e poi hanno bruscamente interrotto. Quindi a loro va il mio pensiero solidale e sicuramente dispiace anche a me che adesso mi occupo di media. Immagino questa sera che bella che sarebbe stata la cerimonia inaugurale di questi Giochi Olimpici. Ricordiamo che è l'evento planetario più seguito, quindi sarebbe stata una grandissima festa di sport, di civiltà, di socialità, la sfilata con tutti i costumi, le divise, ragazzi belli e festosi. E quindi sì, un po' di dispiacere c'è, ma c'è anche l'augurio che queste stesse cose potremmo vederle fra un anno esatto, perché la data è rimasta quella del 23 di luglio 2021. Bene, Stefano, e questo mi fa tornare un attimo indietro su quanto ci ha detto Annalisa, che qui è la regista di tutto. Cominciamo il 23, faremo 12 appuntamenti, ogni appuntamento cercheremo di sviluppare un progetto, un programma, in maniera tale da tenere viva l'idea che le Olimpiadi arriverà e ci sarà, quindi non c'è stata una guerra formale, è stato un evento straordinario, una pandemia, molti di noi non avevano mai vissuto una cosa del genere, ci hanno rinchiusi in casa, ma abbiamo potuto sviluppare tutti questi mezzi, quindi ogni mese andremo a trattare un argomento e mi auguro che tu ti collegherai il 23 luglio 2021, fai gli scongiuri, tanto ti vedo mezzo busto, non ti preoccupare, li ho fatti per te e spero che veramente, questo è il mio augurio, che il 23 luglio 2021 ci facciamo una chiamata da lì,
ci racconta l'atmosfera, perché sicuramente i giapponesi avevano preparato qualcosa di stratosferico per la loro capacità. Io vorrei velocemente, perché Dorina Vaccaroni, che è il prossimo ospite, si sta allenando in quel di Five Bucks vicino a San Francisco. Lei la conoscete tutti, quattro Olimpiadi, non so quante medaglie ha, devo prendere sempre Wikipedia, perché per memorizzare devo studiare. Quindi, 9, se adesso ce lo dirà. Se sei online e ce la inserisci, che poi la lasciamo allenare. Sì, volentieri. Ciao Dorina, siamo abituati a vederla in pedana, invece la vediamo su una bici. Ciao Dorina, ben arrivata. Ciao Dorina. È la mia seconda vita ormai, questa della mia seconda vita. Ben arrivata. No, adesso ti dico, due sport in una vita sola, questo per me è importante, riuscire a fare due sport ad alto livello in una vita sola, perché non ho la seconda vita. L'avrei fatto nella seconda vita, ma ho capito che avevo una sola vita da giocare e ho voluto fare due sport ad alto livello, quindi ci provo, dai, ci provo. Sono 20 anni che corro in bicicletta, ho fatto la professionista, ho fatto il Giro d'Italia, ho fatto il Tour de France, però adesso sto facendo una cosa ancora più difficile. Senti Dorina, ti ho presentato, e presentare la tua carriera resta quasi una cosa scontata, però 4 Olimpiadi, eri una bambina quando sei andata a Mosca e sei arrivata a 6ª. Sì. E dopodiché sei andata a Los Angeles, hai imposto il tuo volere di prima donna e sei andata a prenderti una medaglia subito lì, poi 2 ori nelle Olimpiadi successive, e questo è molto bello. Oggi deve esserci l'inaugurazione dell'Olimpiade di Tokyo. Ci puoi dire qualcosa, il tuo primo ricordo, cioè, dire, da ragazzina probabilmente hai sognato andare alle Olimpiadi, tu te ne sei prese quante ne volevi, come Stefano Tilli, no? A Mambassa, cioè non ne hai fatta una come me, senti cosa ti dico, Roby, io le voglio tutte, te le sei prese tutte. Qual è il primo ricordo che hai della tua prima Olimpiade? E puoi condividerlo, se hai voglia di condividerlo, chiaramente. Il mio primo ricordo delle Olimpiadi è il famoso cartellino al collo che mi hanno messo per entrare al villaggio olimpico, e dovevo passare, sai, Mosca era un po' particolare quell'anno là perché c'è stato il problema con l'America, no? Certo. Non so se vi ricordate, Russia, America, sì. E quindi si facevano, il mio primo ricordo era un po' questo, quello di tutto questo cartellino al collo, che ci dormivo pure perché se lo perdevi tu nel villaggio olimpico non c'entravi più e le gare non le facevi più. Questo è il mio primo proprio ricordo della mia prima Olimpiade. Il secondo è la finale che ho fatto che avevo 16 anni. Sono arrivata nelle prime 6, era la finale, era 6, mi ha preso l'emozione perché sapevo che potevo anche prendere la medaglia, perché le persone che dovevo combattere le avevo già battute tutte. Mi ha preso un'emozione talmente grande che stavo più dentro al gabinetto che in pedana, hai capito? E questa è stata una grande emozione psicologica. E poi ricordo che ero arrabbiatissima di essere arrivata 6ª, perché volevo prendermi una medaglia e sapevo che potevo prenderla, capisci? Dorina, questo Dorina, è tutto il ricordo della mia prima Olimpiade. Dorina, hai l'età di mia figlia. Pronto, pronto, mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Dorina, bene. Hai l'età di Amelie? Avevi l'età di Amelie? Sì, sono qua. Che hai conosciuto, e quindi 16 anni, l'emozione era in qualche maniera consentita. Poi non mi pare che non ci aspetta fossero... Aspetta che non tanti... E la donna è Dorina in California, ragazzi, e quindi stiamo facendo i miracoli. Sicuramente. Adesso mi senti? No, aspetta, che dove sei andato? Aspetta che mi provo a spostare. Mi senti? Mi senti? Hello? Sì, benissimo. Mi sento bene. Sai che... sono in California, mi sento un po' a scatti adesso in questo momento. Va bene, ok, quello che volevo dirti, sai che le persone non sanno che stiamo condividendo un progetto importantissimo per la tua carriera da ciclista, no? Stai preparando la Race Across America, attraverserai l'America e sarà un'impresa, forse la gara più dura al mondo, è giusto dire così? Dorina, mi senti? Aspetta un attimo perché non ho sentito la domanda, ripetimela. Ho detto, è vero che la Race Across America... Ti sento, dimmi. È vero che la Race Across America... Cosa io sto progettando? Sto progettando da 10 anni di fare la traversata dell'America, partendo da... Si chiama Race Across America, partendo da San Diego, arrivando a Maryland. Sono 3.000 miles, north
Quindi quest'anno ero iscritta, per ovvie ragioni non si è potuta svolgere, e poi perché aspettavo Roberto Cru, che non era ancora pronto, e allora, no. Allora il prossimo anno invece ci sarà. Invece, adesso rientri il 28 di questo mese e prepariamo tutto e saremo super pronti per l'anno prossimo. Sì, intanto rientro parto il 28, arrivo il 29 e farò una gara che si chiama Giro d'Italia non stop, 4.000 km, intanto per allenarmi, e questa è anche un'altra grande prova, però il mio goal è la Race Across America, dopodiché ho non fatto la mia Olimpiade ultra cycling. Yeah. Abbiamo un anno, sì, per prepararla alla grande, con una grande crew, grandi sponsor, che poi ti racconterò quando entri, che sono tutti estremamente motivati a supportarti. E quindi torna presto, ti ringrazio, vai ad allenarti perché sai che voglio che vai sempre più forte. Ti lasciamo andare, ti vogliamo dire grazie per essere stata qui con noi, sì, e ti aspetto il 29. Grazie a voi. Grazie Dorina. Grazie a voi, auguri, ciao, grazie. Ciao Dorina. Vabbè, il collegamento è quello che è, ma Dorina, se non riesci a tenerla ferma davanti a un computer, però... Esatto, doveva per forza salire in bicicletta, quindi abbiamo dovuto prenderla in una piccola pausa della sua Oggi Roby ci ha dato un messaggio mentre facevamo una prova di collegamento, ci ha detto una cosa, sai che io da mental coach, da psicologa, mi colgono alcune cose, le colgo con piacere. Lei ha detto che la sfida in pedana era contro un'avversaria e se stessa. E la sfida contro se stessa è molto più dura di quella contro un'avversaria, per cui veramente un atleta incredibile, con una forza, ci ha veramente colpito Dorina. Quindi bella presenza, questa sfida è incredibile, per chi non la conosce è davvero una sfida al limite e vale la pena seguirla, credo, perché... Tra l'altro Claudia diceva, tra le altre cose, anche il fatto che quanto sia importante la testa, no? Oltre che la preparazione atletica, proprio perché quando hai davanti non so quante miglia di strada da percorrere in salita da sola, alla fine se la testa non ti sorregge, non ti crei in qualche modo, non so come, forse tu e i nostri atleti lo sanno spiegare meglio, una tua motivazione interna, in realtà poi il fisico non ti sorregge a sufficienza, quindi ci vuole sicuramente una preparazione anche mentale davvero importante. E qui Stefano, che hai un percorso molto simile, ha sanato per la parte sportiva, perché poi lei si dedica adesso al ciclismo con questa grinta incredibile. Tra l'altro volevo ricordarvi che è vegana, e magari Stefano può anche in qualche maniera, essendo un esperto al limite di nutrizione di atleti, spiegarci se l'alimentazione vegana, ad esempio, può essere assolutamente interessante e accettata a livello degli atleti. Io non lo so sinceramente, però te lo chiedo a te perché so che sei assolutamente esperto. Ieri, durante la prova che abbiamo fatto, ci ha raccontato cose estremamente da seguire, insomma. Quindi volevo chiederti questo rispetto a Dorina, poi veremo alle tue Olimpiadi, perché sono molto curioso. Io ho vissuto una parte non c'ero, quindi sono curioso che mi racconti questa scelta vegana di Dorina, con uno sport così massacrante, perché fa, non so, 5.000 metri di dislivello, 50 ore di continuo. Ecco, questo volevo chiederti, tu hai questo tipo di conoscenza. Allora, ci sono molti atleti che si sono indirizzati verso la dieta vegana. È molto, molto più difficile. Noi abbiamo il famoso turnover proteico tutti i giorni, che è accelerato da un'attività intensa di preparazione. Allora, le proteine sono una catena di aminoacidi.
21 aminoacidi per le proteine di alto valore biologico, queste si chiamano. Ogni aminoacido ha il suo sito, un bersaglio, no? La cheratina, le unghie, i ramificati per i muscoli, eccetera. Quando questi sono carenti, quel tessuto va in sofferenza, come si può ben vedere. Per cui proteine di alto valore biologico sono carne, uova, l'albumina, tutte le proteine vegetali purtroppo hanno un grado di importanza che è più basso, per cui non hanno tutte e 21 gli aminoacidi, devono essere integrati con altri cereali per arrivare a questi famosi 21, per essere proprio complete. È molto difficile, è molto difficile, ci sono problemi di digestione per chi fa 3 ore di bicicletta come fa Dorina, quindi io l'accetto, ma sicuramente non la suggerisco. Per venire all'altro discorso, quello delle lenti, è chiaro che il primo nostro avversario siamo noi stessi. Quello che è importante è non risparmiarsi, fare il meglio di quello che si è capaci di fare e che ci si è preparati per fare. Voi avrete notato che a fianco del nome nella prestazione c'è spesso scritto PB, personal best. È importantissimo sottolinearlo. Hai fatto il tuo primato personale, sei migliore di quello che credevi. È importantissimo. Altri avranno ancora la fortuna di avere NR, National Record, sei il più forte del tuo paese, ancora più bello. E altri ancora avranno scritto WR, World Record, e quindi fai fare uno scatto in avanti a tutta l'umanità. Pensate a James Hines quando ha fatto per la prima volta meno di 10 netti. Questo è importantissimo, questi sono tutti traguardi, sono tutte vittorie, anche chi è ha perso la gara, ma ha fatto il suo personal best, il suo miglior risultato, ha vinto contro se stesso, è il migliore di un'ora prima. È bellissima questa cosa. E tu hai vinto tanto, io mi ricordo un record del mondo a Torino, se non sono ferrato correggimi, perché poi alla fine gli anni avanzano, i capelli ci sono, è vero. Quindi le proteine vanno bene qui, vado bene le proteine. Vuol dire che tu hai un'alimentazione corretta. Ho visto, io prima sono mangiato una fetta mortadella mentre te stavo aspettando. Vabbè, comunque, tu di personal best ne hai fatti tanti. Io mi ricordo il primo giorno che sei apparso sulla scena, io ero da qualche parte, e questo ragazzetto caccia dei tempi nei 60 indo, perché eri un ragazzetto, perché quello te consideravo, io mi sentivo molto avanti, avevo già fatto molte nazionali, sai, no? E questo andava a botte del 6,60, 6,61, 6,62. Aiutami, perché poi tu hai fatto una carriera così lunga che se devo ricordarmi tutto un'altra volta Wikipedia studia e quant'altro. Nel 1983 sono arrivato tardi all'atletica, perché fino a 19 anni ho giocato a calcio. Era un po' la disperazione di tutti i terzini che mi marcavano, perché io giocavo a destra, una volta che passava davanti alla panchina diceva: mister, sto sette corre come un e erano disperati tutti quanti. Non avendo poi avuto sbocco nella carriera da calciatore, dico: fammi provare se è vero che corro come un figlio di... E infatti era vero. volevi dire figlio del vento, volevi dire, certo, non figlio del vento. Perché con la panchina diceva: mister, questo vuole un figlio da buona donna, così diceva. Esatto. E tu dicevi: e quindi da subito, nell'83 avevo 21 anni e sono andato a vincere i campionati italiani, e subito dopo a Budapest ai campionati europei. Sono andato così per partecipare alla mia prima messa in campionato. Sono andato lì, ho vinto, facendo il record italiano che apparteneva a niente meno che a Pietro Mennea. Camminavo un metro da terra, tu eri assolutamente uno dei preferiti di Pietro, senza togliere niente agli altri. No? Comunque, io che ero da qualche parte mentre tu facevi quello, ed ero in un raduno, ho visto rosicare da morire i tuoi colleghi
velocisti, certe rosicamenti, ragazzi, che come si dice? Sì, rosicavano, stavano a rosicare, che dire. E tu Posso. sei arrivato, ma vabbè, queste sono dei ricordi bellissimi. E poi il record del mondo a Torino, il record del Sì, mondo a Torino. quello era Prima l'85. è devastante quella prestazione, devastante. Campionato italiano sui 200 metri. In quel momento il record del mondo era di un tedesco che si chiama Ralf Lübke, ma era stato a sua volta anche quello di Pietro Mennea. E quindi faccio questa gara, batto questo record con 20,52, è stato record del mondo per 2 anni finché non l'ha battuto Bruno Mary Rose, e tuttora è record italiano. Per cui è stata una prestazione enorme e lì mi sono messo una tale pressione addosso perché dopo 20 giorni c'erano i campionati europei e da solo riflettendo mi dicevo: ma adesso che hai fatto un record del mondo, come fai ad andare ai campionati europei e non vincerli? Devi vincerli per forza. Vincerli per forza voleva dire battere l'Infor Christie, Daniel Sangumà, quindi ho passato 20 giorni d'inferno. Pressione. Sì, ho veramente aumentato i giri del motore in tutti i sensi. Alimentazione corretta, vita monastica, impegno, una prova in più, una prova in più, ancora una, ancora una, ancora una. E sono andato lì e ho vinto questi europei davanti all'Infocristi, anche un tempo eccellente, vincendo tutti i turni e ho avuto una grande soddisfazione. Che devo dire, mi viene da dire, ma che ne sanno questi, non questi presenti, ma che ne sanno questi e mi guardo dietro. Però hai detto una cosa fantastica, hai detto prima, quando le persone scrivono di fianco il loro nome, no? Stefano Tiri, World Record, no? Hanno fatto un incremento in avanti, anche quelli dietro che si sono battuti con te, o il fatto che tu fossi un italiano in una gara dominata spesso dagli uomini di colore, no? Anche se fino a quel tempo ci si riusciva in qualche maniera a intitolare, però hai proprio centrato l'obiettivo di quello che ho detto prima, no? Hai fatto un grande passo in avanti e in quei 20 giorni sei cresciuto sia come atleta che come uomo, a mio parere, perché hai cominciato a guardare in maniera ossessiva anche l'alimentazione, l'attenzione a quello che facevi. E quindi è quello che hai detto è esattamente calato in quello che poi ci hai raccontato, no? Come a fine carriera, quello che faranno gli altri. Un'altra cosa che voglio assolutamente chiederti è la tua emozione però della prima Olimpiade. Tu venivi dal calcio, io l'ho sognato nel lettino di casa di correre con Pietro Mennea. Pietro Mennea, meno male, attraversa in maniera trasversale la vita di molti di noi atleti. Per me è stato un mito, un mio sogno, l'ho sempre raccontato alle ragazze, ad Annalisa e Maria, era scorrere una 4% a Pietro Mennea alle finali olimpiche. Mi sembrava questo sogno da ragazzino. Come potevo sognare così in maniera importante? Poi è successo lo successo a Los Angeles, Pietro è venuto a fare la 4x4. Abbiamo una foto insieme nello stesso libro che Valentino Garavani, quindi lo stilista, dedica alle Olimpiadi, amante dello sport incredibile. C'è una foto tua, 2 pagine prima, 4% che dà il bastone a Pietro, e subito dopo nella pagina centrale, scusa, nella pagina centrale, c'è un tuo che dà il Ce l'ho, ce l'ho tutte, ce l'ho tutte. Eccolo lì, i volumi foto, bellissimo. Voglio da te perché realmente eri uno dei preferiti di Pietro, li capivate al volo, eri uno senza togliere niente agli altri miei amici, Pavoni e compagnia bella, eri uno che poteva dare del tuo a Pietro come atleta e anche come uomo, nel senso che tutti davamo del tuo, però voglio chiederti così. Un piccolo ricordo di Pietro, ha fatto 5 Olimpiadi, è stato l'uomo bianco più veloce del mondo per 17 anni, credo. È meglio di te, è una testimonianza, credo che non può darla nessuno. Ecco. Ti chiedo questo. Guarda, io l'ho vissuto pienamente Pietro, perché come hai ricordato tu, ero l'ultimo arrivato, ero giovane con la faccia pulita, per cui mi hanno messo in camera con Pietro, tranquilli che io fossi una persona responsabile. E diciamo che è andata abbastanza bene, quindi da Helsinki in poi sono stato il suo compagno di stanza, abbiamo diviso tutto.
Lì in quell'occasione addirittura un argento mondiale, perché noi a Helsinki 1983 abbiamo vinto l'argento con la 4%, io in prima, Simionato in seconda, in terza Pavoni e in quarta Mennea, battendo tutti, e soltanto gli Stati Uniti di Carl Lewis e Calvin Smith ci sono arrivati davanti e hanno dovuto fare il record del mondo per arrivarci davanti. Per E cui, io c'ero, io ero in tribuna a guardarti, dopo sono sceso a fare la finale della 4x4 e ho battuto Moses nell'ultima frazione. E io bravo, c'ero per vincere. E quattro esatto. bianchi, quando batti Moses in un giro di pista, anche se lanciato, anche se. Però io c'ero e mi ricordo, eravate devastanti. Gli americani erano imprendibili. Uno di loro, quello in seconda frazione, va a giocare nel football americano, te lo ricordo, sta qui. Esatto. E poi vince il Super Bowl come wide receiver, no? Quindi vuol dire che questa gente che. Cioè, questi sono atleti, sono alieni, non sono atleti. È qua spaziali, ma voglio dire, se non c'era Carl Lewis, questi tiravano un liscio e busso da Pietro. Che cioè, è molto più Voglio vicino dire. a un cavallo piuttosto che a un essere umano. Quando ci Sì. parlavo di camminare tra la call room e il campo di gara, cioè, come faccio ad arrivare davanti a questo? E io ci sono riuscito 2 volte a batterlo, quindi insomma ci siamo Sì. ricordati le nostre soddisfazioni. Ma mica lo sapeva che tu venivi da Roma quello, perché se lo sapeva subito lo capiva come andava a finire. Ah, bello, fama capiste. Ma gli hai detto così, a Carl, fama capiste, Il fama capiste. professor Vittori, che era il nostro guru, maestro e tutto, ecco perché prima sorridevo, perché io poi dopo questa medaglia sono andato a festeggiare per un paio di giorni e non rientravo mai in camera, per cui Pietro doveva ancora correre la finale dei 200. Una sera sono tornato, sarà stata l'una, non era tardissimo. E ho trovato un cartello sulla porta: vai a dormire da Luca Toso, domani facciamo i conti. Vai. A proposito di aneddoti, no? Perché eravamo tutti a Formia, erano tutti figli del professor Vittori. La giornata più nera del professor Vittori, Roby Ribot, che ha fatto un po' di bisboccia per 13 giorni prima del mondiale, quindi non andavo praticamente mai a letto, squalificato perché pesta la corsia, no? Qualificandomi facile facile con Scioleve. Il tuo amico Pier Francesco Pavoni fa due falsi 20 minuti dopo, e Dodo purtroppo si infortuna prendendo il cordolo nel secondo giro. O dove si è qualificato? Adesso io non vorrei che tu traducessi quello che diceva Vittori dal palco per i nostri amici che ci stanno ascoltando. Credo che ci sia anche Sandra Dini collegata, quindi la saluto con affetto perché saltatrice fortissima, con un differenziale eccezionale. Quindi se ci puoi dire cosa ha detto Vittori, se eri lì, se puoi tradurre le sue amabili parole, tre dei suoi allievi cacciati per vari motivi. Mi sembra Quindi. che si fosse collegato direttamente col Redentore, quello con cui parlava il tuo che vegliava su di noi, ti ricordi? Sul ponte. Stava lì a guardare, stava messo così, ci cioè guardava sempre. Si rivolgeva spesso a lui per le sue preghiere. In quel Quindi tutte parole giuste, no? Insomma, non era un se E poi accettato. per tornare seri, Vittori, grandissimo maestro nostro, per esempio mi ha dato uno dei primi insegnamenti, che è un insegnamento che porto ancora con me, uno dei primi raduni in cui ero un pivellino, sono andato lì e sotto al capannone c'era Mennea che faceva delle accelerazioni, c'era Pavoni, c'era Ribò, c'era tutta il gota della nazionale azzurra. E io stavo facendo uno skip, che è un'esercitazione di corsa sul posto con le ginocchia alte. E il professore mi fa: fermo, fermo, fermo. Guarda che il piede deve venire su per un rimbalzo potente, non lo devi tirare perché se lo tiri è più lento. Vabbè, prof, adesso ci provo. Fermo, fermo, fermo. Che hai detto? Oddio, che ho detto? Ci provo. Io sono Vittorio. Mica sto qua a aspettare che tu fai i tentativi, lo devi fare e basta. Questa cosa è bellissima, no? E voglio chiedere Lo devi alla. fare e basta, non c'è una seconda possibilità, non c'è. Stefano, qui voglio far inserire la nostra psicologa, mental coach, vedi il valore delle parole, no? E questo me l'ha Sì. insegnato alcuni.
Non mi hai... E quindi vorrei che prendessi spunto da questo per intervenire con Stefano, perché è una lezione incredibile questa qui. Sì, è una lezione incredibile. Non c'è possibilità, non c'è tentativo. Se fa, Si perché provo uno e comunque. deve fare un'operazione al cuore così, c'è un tentativo solo, quello giusto e basta. Quindi se fa e basta, non si fanno tentativi. Tu, È Stefano, l'hai imparato sta cosa? enorme, sì, è enorme, che io ancora porto dentro di me. Se fa con grande attenzione, ma se fa, non c'è la possibilità di sbagliare. È una Tu bellissima. l'hai presa molto questa cosa, a me colpisce molto e te l'ho detto anche quando ci siamo conosciuti e si parlava nelle prove, mi colpisce molto questa analisi che tu riesci a fare delle parole utilizzate, sono quelle, sembra l'idea che da me tu le abbia proprio interiorizzate, il dubitativo non esiste, si parla all'imperativo, si fa, dici quasi in questa ossessione buona di dare sempre il meglio. Anche Esatto. prima hai detto quando finisci sei migliore di un'ora prima perché hai sfidato te stesso, hai fatto quanto è importante questo modo di Vittori che ti ha dato questa lezione e nel linguaggio veramente che si porta dietro un pensiero che utilizzano gli allenatori, tu sei stato anche allenatore, credo che questo abbia veramente un grande valore. Qual è la tua esperienza in questo senso? Perché sei un grande analizzatore delle situazioni, hai veramente una capacità di vedere le situazioni che per me è molto, molto, mi fa capire tante cose sul perché sei stato il campione che sei stato e tuttora, insomma, sei un grande, hai sempre ricoperto ruoli con grande spessore nel mondo dello sport. Quanto è importante questa cosa del linguaggio, anche per chi ci sta ascoltando, non solo allenatori, ma in generale? Beh, tantissimo, perché io, come vedete, quell'insegnamento me lo ricordo ancora adesso e l'ho fatto mio, è diventato parte di me. Già l'atletica è uno sport individuale dove non puoi passare la palla, nel momento di difficoltà te la devi vedere con te stesso e devi tirar fuori da dentro delle risorse che probabilmente nemmeno sapevi di avere. Per cui questa è diventata la mia vita. Io non chiedo mai aiuto a nessuno, cerco sempre di cavarmela da solo e molto spesso impegnandomi, studiando, cercando di migliorare, riesco a farla anche meglio che se qualcuno mi avesse aiutato. Questa non è presunzione, ma è proprio perché analizzo così a fondo qualsiasi cosa, anche una cosa sciocca che devo fare. Ma la faccio e la faccio una volta sola e c'è un modo solo per farla una volta sola. Farla bene, se no poi lo devi rifare. È diventata una mia filosofia di vita, per cui ringrazio ancora Vittori per quel giorno. È un po' quello che abbiamo imparato tutti quanti, Roberto stesso, quello che ci ha insegnato la fatica, quello che ci ha insegnato Pietro Mennea, quella ripetuta in più, perché il professore doveva rimanere a presidiare la pista perché se no, finito l'allenamento, Pietro avrebbe fatto una prova in più. Tutti questi grandi insegnamenti che noi abbiamo avuto la fortuna di avere sono importantissimi, ci hanno proprio formato un carattere, non si Formativo. deve dire vincente, ma è così, qualsiasi nel resto della vita abbiamo vinto un sacco di altre volte. Per questo Io voglio ricordare il professor Vittori, poi vorrei che Maria Claudia ti chiedesse il tuo rapporto di coach con Merlinotte. Io voglio ricordare, perché questo è un solito romantico, io. Stiamo andando da Macolè, raduno a Macolè, andiamo a Stoccarda e voglio ricordare il professor Vittori così. Siamo in questo vagone, avevamo 6-7 vagoni per noi, non vagoni, avevamo 6-7 posti liberi, quindi stavano scompartimenti, grazie Stefano. Ed eravamo in questi compartimenti c'era un freddo glaciale, il professore preoccupatissimo. Io mi distendo, mi rannicchio tutto, c'era un giubbettino perché facevamo i fighi, pensavamo di essere fighi, no? E io stavo dormicchiando, sono un po' nel dormiveglia perché non era tanto, erano 2 ore e mezza, ma volevo dormire. Lui si toglie questo trench inglese che amava portare, no? Io
non stavo proprio dormendo, mi stavo quasi svegliando, e lui mi copre come avrebbe fatto un padre, quindi pensate che gesto di una delicatezza che viene, e dice, questo mi pia freddo, dopo sono casini, e mi si toglie il suo impermeabile da ispettore inglese, no? Questo Burberry che lui amava portare sempre in giro, no? E ti copre, lì ti viene in mente che veramente vivi in un film tipo Momenti di Gloria, no? Quando il coach dello Abra non ne ha cura, no? Si mette a piangere, sfonda il cappello quando Ciappi ha vinto, no? Quindi pensate il gesto, una persona che ha allenato un atleta immenso, no? Era l'ultimo degli ultimi, però lui fa questo gesto perché un suo atleta può prendere freddo. No, io pensavo che raccontassi da Magolen a Stoccarda quando siamo capitati nello scompartimento di quello che fumava il sigaro. Almeno ma quello devi raccontarlo te. No, meglio di no. Maria Claudia, vorrei proprio intervenire tu parlando del rapporto che ha avuto Stefano da coach, quindi sì. Da grande coach con le notte, allenare. Anche in qualche modo allenare la persona con cui aveva una bellissima relazione, insomma, erano legati anche sentimentalmente. Vorrei capire la difficoltà e quanto Stefano è cresciuto anche come coach in questo senso qui. Stefano lì, in questo intanto atleta e coach con una attenzione davvero particolare alla presa in carico, a renderti davvero molto responsabile di quest'atleta che era con la quale avevi anche un rapporto, cioè il legare, il mantenere l'equilibrio in tutto questo, cosa che ti è riuscita benissimo, ma allenare una campionessa di tanta statura già era una cosa molto complessa, hai aggiunto complessità alla complessità e io vorrei che tu ci raccontassi come, perché anche lì hai messo davvero sulla pista in campo tutta la tua grande capacità anche di non fermarti mai e di acquisire nuove conoscenze che ti erano indispensabili. Cosa ci dici di questa È nato tutto alla fine della stagione 89. Io ero molto forte, ero il numero 4 del mondo e ho fatto tutto il circuito di alto livello del Grand Prix. Sono arrivato terzo alla finale di tutto il Grand Prix, che è ancora uno dei migliori risultati di un italiano. E, nel circuito incontravo sempre Merline, che era una ragazza piuttosto solitaria, per cui solo io, solo lei, ci siamo fatti compagnia molto spesso. Nei discorsi che facevamo a tavola uscivano fuori un sacco di pecche che io vedevo nel suo allenamento, perché dovete sapere, senza i luoghi comuni, i neri c'hanno la musica nel sangue, c'hanno il ballo nel sangue, e sono luoghi comuni perché un fondo di verità ce l'hanno, quindi loro sono talmente tanto talentuosi che impiegano pochissimo tempo per quello che riguarda la tecnica. Sono molto istintivi, ovviamente. Invece noi, al contrario, che, non so, io sono alto 1,76 m, peso adesso molto di più, ma al tempo 75 kg, quando ti scontri con un ragazzo di 1,90 m per 90 kg di muscoli, è un po' di differenza. Ecco. E quindi noi eravamo molto più attenti al gesto, al particolare, cesello invece che mazzetta. Vedete, guarda che se ti alleno io, tu vai molto più forte. Lei aveva delle carenze, per esempio, nella fase di accelerazione. Correva 7-10 di primato personale e le dicevano, vabbè, ma tu non c'hai le caratteristiche di forza esplosiva per poter accelerare più forte. Detto tutto questo, il risultato è stato che è venuta ad allenarsi a Roma con me e quindi è cominciata insieme e la storia sentimentale e quella professionale, e ha finito dopo 2 anni per correre il record del mondo di 60 metri, che è 6,96, cioè migliorato 1,5 m. Quindi sì, come hai detto Claudia, mi sono impegnato anche lì a spaccare veramente il capello in quattro, in un'altra lingua, perché parlavamo ovviamente in inglese,
a cercare di esprimermi in maniera compiuta per farle capire quel particolare, perché ti possono dire tutti cosa sbagli, ma io cercavo di dirle che cosa fare per non fare quell'errore e per migliorare. E quindi mi sono impegnato molto, ho studiato tanto, mi svegliavo la notte e pensavo a che cosa fare per migliorare, per farla migliorare. E come hai detto tu, è stata un'esperienza meravigliosa, perché dovendo sforzarmi per far capire a lei alcune cose, e le facevo mie allo stesso tempo, per cui mi è servito in tutti e due i casi. E adesso nel terzo caso mi serve per spiegarlo in televisione quando voglio far vedere un gesto di qualità superiore ad un altro. E quindi è servito tantissimo, è stata un'esperienza unica, abbiamo vinto tutto, due mondiali, due record del mondo. È sfuggita l'oro olimpico, lì però per problemi legati ad altre vicende. Magari adesso non è secondo me era molto più forte di coloro che hanno vinto, e vabbè, tanto chi vuole mancava, che... c'era un metro di vendita in più Ne parlavamo prima, scusa se ti interrompo Stefano, con Roberto, no? Col Cava, qua siamo in tanti Roberto. E quanto conta, quanto fa la differenza, poi ovviamente si parla di uno sport di squadra, il ruolo dell'allenatore, no? Che non deve essere solo uno che ti dà la strategia, ma deve essere anche capace di coinvolgere i ragazzi e di motivarli. Era a me la domanda? Sì, parlavamo prima del raccontare quanto fa la differenza poi avere una persona che ti sprona e ti aiuta anche a capire come dover giocare o come dover allenarti. Infatti adesso Stefano mi ha risposto a una domanda che gli volevo fare, perché noi nel baseball abbiamo delle strategie nel gioco e così via, quindi io devo adottare determinate strategie. La risposta tua è stata quella di risolvere quel dettaglio che non è percettibile dall'atleta e quindi di conseguenza aprirgli la strada per già correggere, anche ancora prima di capire l'errore che sta facendo, ma correggerglielo già e avere le parole giuste per farlo andare nella strada giusta. Quindi è fondamentale che un allenatore, io nella vita di tutti i giorni faccio l'istruttore di scuola guida, la cosa più banale di tutti i giorni è guidare una macchina, eppure raccontargliela a un ragazzo e dirgli guarda, devi prendere un oggetto che devi condurre tu e la strategia tua è quella prima di tutto di conoscere le regole del tuo gioco, penso che sia fondamentale. E quindi io, quando io gli do in mano un oggetto, gli devo dire questo oggetto ti deve servire per tutta la vita e così via, non è che lo usi per un momento per superare quella gara che devi fare con te stesso, ma poi nella quotidianità. Quindi la parola giusta è quella la più semplice, quella che ti accende quella lampadina che ti fa guadagnare quel metro in più rispetto agli altri che stanno ancora a pensare come si gira la pagina del libro. E quindi penso che una buona comunicazione sia la parte fondamentale di ogni successo e di ogni allenatore che porta al successo chiaramente il proprio atleta. Devi sempre dargli quell'1% che ti porta avanti e che ti dà la possibilità di arrivare veramente al tuo miglioramento, non tanto, poi i record personali ci sono e ci saranno, e io queste cose qua le ho adottate anche nello sport, perché ho considerato appunto il discorso della guida dell'auto come lo sport più praticato al mondo, perché effettivamente ci sono delle prestazioni fisiche che io vado proprio a fondo quando faccio nel mio lavoro, quindi è fondamentale, mi ha portato la mia quotidianità del lavoro a svilupparlo anche poi in campi da baseball, dove insegnavo con la stessa teoria e con la stessa pratica che avevo nel lavoro di quotidiano, quindi è stato molto utile. Lo sport chiaramente ti dà delle aperture al lavoro, alla quotidianità, che ti insegna veramente a vivere.
e questo per me è la prima materia. La prima materia. No, Roberto, cioè io ti posso dare quel feedback perché l'ho già provata su di me quella di feedback. Esatto. Quindi mi risulta facile far capire, perché io già so quello che stai sentendo tu. Esatto. Lo prevengo e ti do già la chiave per far meglio. Questo è fondamentale. Infatti io ai ragazzi, la prima volta, gli insegno le mie emozioni che ho provato io la prima volta che ho preso in mano la macchina, quindi gli trasmetto quella serenità, gli dico guarda, succedeva anche a me, però ho capito che così, 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 ho fatto dei passi avanti, è inutile che tu stia a fare le stesse emozioni, vivi le tue, però già con uno scalino in più da avere già la possibilità di sapere la risposta che ti può pervenire. E quindi è fondamentale lavorare su se stessi prima, dopodiché puoi diventare un bravo istruttore, un bravo insegnante. Roby Caba. Quello che mi interessa però, perché stavo pensando oggi, no? Guardavo il gioco del baseball, a parte il fatto che è sempre nella cinematografia, è uno degli sport più visti e anche emotivamente uno dei più belli, assolutamente, almeno io ho visto 3-4 film, abbiamo parlato insieme, bevendo una birra, insomma, il baseball ragazzi. Ok, qui siamo in presenza della regina degli sport, oggi deve essere l'inaugurazione dell'atletica, la regina degli sport, però il baseball ragazzi è una figata, no? Cosa volevo dirti? Pensando all'atletica leggera, no? Marilyn Monroe, ho avuto la fortuna di conoscere a Miami quando sono andato per la preparazione delle Olimpiadi del 96, ero a Miami e ci hanno presentato, proprio è venuto Giù Di Maggio e ci ha stretto la mano, è stato lì con noi, era una festa, è stato molto, cioè sapere che la Marilyn Monroe e lui e tutto quello che effettivamente, Roberto, tu dici, il baseball ha una caratteristica storica nell'America, perché ha creato l'America praticamente, nel suo gioco si conquistavano le terre, è nato dai Randalls che chiaramente nascevano proprio, le basi erano le terre che si conquistavano, quindi ci sono delle storie della letteratura americana che sono tradizioni fantastiche e il loro stile di vita proviene molto perché il baseball, come dico sempre, ha molte regole, ma quelle poche regole che ha sono quelle che abbiamo nel quotidiano, di usare il rispetto, l'attesa e così via. E poi c'è questa fase di sfida tra lanciatore, ricevitore e un avversario in mezzo che si trova a essere conglobato da due avversari che gli tireranno questa pallina nei modi segreti e nei sistemi segreti, e quello dall'altra parte fa uno dei movimenti più difficili negli sport, che nella sua cinestesia, il baseball, colpire una palla in movimento, dopo che sei allenato diventa quasi facile, però alle prime armi e la prima volta che tu prendi in mano, io con qualsiasi sistema io ti posso tirare la pallina un po' più veloce, un po' più lenta, per te diventa fatica a colpirla al primo colpo bene e così via. Quindi è uno degli oggetti, cioè uno sport che ha fatto la leggenda in America e tanti film, perché è un gioco di singoli che farà vincere una squadra. Io alle Olimpiadi di Atlanta, per fortuna è andata bene, ho vinto la prima partita inaugurale contro i vice campioni del mondo, partita in attesa, infatti c'era il carissimo Bragagna che faceva il commentatore, e addirittura la Rai non aveva acquistato i diritti, non li aveva messi in atto, quindi la nostra partita non era trasmessa. Io, avendo vinto la partita, ho messo in crisi anche la Rai, perché non aveva potuto prendere le immagini, è dovuto andare alla televisione coreana a farsi dare delle immagini per la partita, quindi un po' snobbato su questo, però eravamo ad Atlanta, il centenario, 100 anni, e vincere la prima partita alle Olimpiadi davanti a 45.000 persone, la tua prima Olimpiade, e a botta fredda così, è stato veramente una cosa emotiva che ti porti dentro, come aver vinto una medaglia d'oro. Cioè, come è andato Bragagna come telecronista? È stato anche carino, ha avuto qualche piccole cose che magari si è saputo ben distinguere, dai, bene o male. Bragagna lo conosciamo, lui può commentare qualsiasi tipo di sport perché ha una passione entro di lui, lo sport non praticato lo voglio commentare, quindi è
veramente una persona che si addentra su tutti gli sport. E io quando l'ho sentito. La canoa slalom di Molmenti ha commentato. Sì, sì. È bravissimo, Bragagno. È fantastico. Robby, un'altra curiosità, Robby Caba, ed è questa, no? Se tu pensi, no, avete quattro basi da correre. Esatto, è la pista di 400 metri, fammi arrivare esatto. Alla domanda perché ce l'ho da giorni, se no poi domani mattina vado in ufficio e mi tocca chiamarti alle 8. E quello che mi piace, cioè, è un giro di pista, è in qualche maniera... Giro della morte. È un giro della morte anche lì, il giro della morte è il nostro, non provarci a prenderlo tuo perché è il nostro. Vabbè, ma lo dico, no? Quando gira la mazza, quanti atleti hai visto così veloci in quel tratto dalla base all'altra base, no? Avrai notato che qualcuno dei tuoi compagni o avversari aveva una velocità che potrebbe essere paragonata a 100 metristi, no? Hai ricordi di qualcuno, non so, degli atleti italiani, stranieri, che allora... avere una chance nell'atletica? Magari sì. era una pipa nel baseball, ma era velocissimo? Allora c'era Omar Linares, che è considerato da sempre il Niño d'Oro, che è praticamente il figlioccio del Fidel Castro, è stato, che chiaramente era il talento di Dio, infatti era il Niño d'Oro perché era ricercato da tutti i professionisti americani. Lui quando andava in giro era blindato da tutta la security cubana, dove lui non poteva muoversi perché non lo facevano muovere assolutamente. Lui poteva correre i 100 metri in 9,8, 9,9, capito? Aveva tutte le caratteristiche del potente e soprattutto aveva l'agilità, perché dopo aver battuto la palla, lasciata la mazza, devi avere un'impressione di corsa e il destro fa un metro in più rispetto al mancino. Quindi ho visto delle aggressioni della sua partenza, che addirittura una volta talmente forte era il primo passo per andare verso la base, che è caduto, cioè talmente gli è tirato via il piede che è caduto lì. Quindi la forza che aveva è interpretata. Poi lui aveva una grande progressione, quindi io quando parlavamo del baseball, iniziato che abbiamo parlato io, Maria Claudia, ha una passione sfegatata per questo sport, perché... quando viveva a Parma era sempre presente alle partite di baseball e si è instaurata un'amicizia fra di noi proprio dovuta a questa pallina strana. E siccome il campo da rugby era attaccato proprio in Viale Piacenza, c'era il campo da rugby dietro, noi facevamo spesso partite. Io penso che Maria Claudia passasse da una tribuna all'altra per vedere la partita di baseball. Stavo proprio sul muretto. Sul muretto in mezzo, esatto. Ricordo. E quindi nel baseball naturalmente c'è una io perché ho detto vorrei Roberto Ribot, Stefano Tilli e chi nella corsa, nella velocità, perché io posso insegnarti a lanciare una pallina, posso, però effettivamente mi sarebbe sempre piaciuto che nel mio sport venisse interpretato da tanti altri sport, perché c'è la difesa, c'è il momento, lo schermatore che ha dei movimenti di passo che noi utilizziamo per rubare la base, perché nel baseball è l'unico sport dove puoi rubare e non vieni incarcerato, quindi di conseguenza se sei bravo a rubare diventi anche un bravo talento. A questo punto c'è un po' di sotterfugio nel nostro sport, perché puoi rubare, il sacrificio viene gratificato, perché c'è una battuta che se tu fai avanzare i giocatori vieni gratificato dalle statistiche, ed è l'unico sport, penso un po', che lo puoi leggere, lo puoi capire, lo puoi vedere nella lettura di uno che lo classifica, perché lo sport, ogni movimento che la pallina subisce o i passaggi che fa, viene scritto nello scorer, e io che so leggere il baseball, lo so interpretare, se mi dai un foglio di carta segnato da un tecnico che segna la partita, io te la posso descrivere nello stesso modo che la vedessi sullo schermo. Quindi ha una caratteristica particolare, ed è per questo che in America appunto hanno fatto film e hanno fatto cose di questo genere. Perché io e Roberto gli insegniamo a fare qualche scatto fatto bene. Esatto, esatto. La teoria è proprio quella. Facile.
La corsa non è quella per rincorrere l'autobus, no, quella non è veloce. No. La velocità è una grandezza fisica, è spazio fratto tempo. Bravo. Quindi, Tapa, hai fatto un attimo sul racconto di questo sport e hai citato Bragagna, che è un mito. Ora, il nuovo fidanzato di Stefano. A me questo attimo di fatto, scusami, perché abbiamo visto Claudio, abbiamo visto Tilly atleta, anzi Tilly calciatore, con quello che Tosette non se pia che fa, hanno mandato nell'atletica. Non gli spariamo, gli cambiamo sport. Esatto, poi abbiamo visto Tilly, abbiamo visto Stefanuccio, coach di atleta leggendaria, e adesso lo vediamo in qualche maniera, no, lo vediamo assolutamente da diversi anni come commentatore e anche tecnico qualificato. C'è una domanda qui. E Bragagna non vuole rinunciare, perché insomma siete insieme da anni. Raccontaci le Olimpiadi da quella postazione. Anche qui, avendo ormai questa forma mentis, mi preparo, raccolgo un sacco di aneddoti e devi sapere se qualcuno ha cambiato allenatore, se si allena da un'altra parte, e mi faccio un sacco di file. Sono poi un appassionato di nutrizione, di integrazione, per cui i miei interventi, quando c'è la possibilità, perché Bragagna, per togliere la parola, ragazzi, è pure, però ecco, mi trovo molto bene perché abbiamo un buon seguito e quando non siamo d'accordo ci sono anche gli spettatori che apprezzano i piccoli battibecchi che facciamo, perché anche lui non è mai banale, è molto preparato, colto, e quindi mi trovo molto bene anche con lui. Sono ormai da Osaka 2007 In pratica ti sei tolto i pantaloncini corti, ti sei messo la camicia, i pantaloni, sei andato su in tribuna e gli hai detto cominciamo da qui adesso, ma tanto eri già preparato. Stefano, che voglio dirti, adesso possiamo dire, svelare che in qualche maniera con questo gruppo avremo piacere di avere un ruolo importante in un progetto che è partito da me e da Claudia, per quale vorremmo coinvolgerti. Poi più avanti, nelle altre serate, negli altri serotti, cominceremo a svelarlo, che la tua competenza, la tua preparazione sarà utile a portare a questo progetto che abbiamo messo in piedi da circa 4 settimane, ma era un anno e mezzo che ce l'avevamo su, e ci serviva assolutamente una competenza come la tua. Ora io vorrei dire moltissime altre cose su Stefano e su quei tanti momenti, tanti aneddoti, però vorrei che o Annalisa o Claudia o Roby prendessero la parola. Perché poi... Io avrei una nota, Roby. Allora, io chiamo Cava Cabalisti e Roby, così non ci sbagliamo. Grande caos. Io una cosa, visto che stiamo anche lavorando su dei progetti, quindi non parliamo superficialmente, io una mia nota personale... Su voi due, il Cava lo conoscevo, ma su voi due la voglio portare, che è una mia nota veramente personale, di avere visto voi in pista quei tempi che oggi avete raccontato, e vedere, io vedevo degli atleti, perché sono sempre stata ovviamente una sportiva, un'appassionata di sport, vedevo degli atleti che ho ammirato per quello che facevano in pista, Stefano e Roby, e devo dire che trovare in questo momento delle persone che sono delle persone così come sono delle persone realmente che si mostrano per quello che sono, è una cosa veramente bella, perché spesso quando il personaggio lo porti nella vita normale, nella vita reale, perde, dici, ma guarda te, chi ammiravo su quel campo, su quella pista, è poi questo. E quindi voi siete per me veramente un grande esempio
di persone con le quali sono veramente onorata di lavorare e di vedere che cosa siete probabilmente sempre stati, ma che cosa siete diventati anche grazie indubbiamente a quello che avete fatto. Quindi io il mio ringraziamento personale per questo valore aggiunto che portate a me, che portate sicuramente agli altri. Grazie, grazie davvero. E poi Claudio, c'è lavoro per te, perché questa esasperazione nello spaccare il capello in quattro, nell'occuparsi di se stessi al 100%, ti porta ad avere qualche problema nel sociale. Ma chi te ne frega? Infatti noi stiamo Stefano, quello è un altro lavoro, però non è esattamente. La figlia è bellissima. anche perché io e Roberto ci frequentiamo e ci apprezziamo per questo motivo, perché siamo leali, siamo trasparenti, abbiamo una faccia sola, eppure per cui anche noi siamo molto selettivi. Io con qualcuno che non è come me non Oggi l'ho scritto, no? Ieri nel post, che sei tutte quelle cose che ho scritto per 10 righe e dopo te ho scritto che sei un uomo con la schiena dritta. Esatto. E questo è stato, secondo me, la più bella sensazione che ho avuto sempre in tutti gli anni da quando abbiamo cominciato a frequentarci. E sei sempre stato un uomo con la schiena dritta. È chiaro che ci stiamo facendo i complimenti, ma noi ci vogliamo bene davvero e veramente pensiamo a queste cose qui. Volevo chiedere a Claudia, quando c'hai un buco in agenda, così mi vengo a distendere sul lettino e facciamo un po' di esercizio. Noi dividiamo la quota con Stefano, tanto alla fine sempre soli stiamo, non ci si piglia nessuno, e d'altronde, vero? Poveri noi, eh? Va bene, ci saluta anche la nostra fidata Lucia, che ci segue in tutte, anche non solo le dirette, ma anche le prove. Quindi noi la ringraziamo perché, insomma, abbiamo sempre degli affezionati nei nostri gruppi tavoli di lavoro e quindi sicuramente abbiamo fatto tante, tante chiacchiere, siamo anche cresciuti in tutti i nostri ragionamenti proprio insieme, no? Perché abbiamo, insomma, parlo per me, competenze completamente diverse, quindi cerchiamo davvero di crescere come gruppo e anche come progetti lavorativi, riuscendo ovviamente a lavorare insieme anche appunto persone che, come diceva Claudia, non sono solo state grandi campioni, ma sono anche delle belle persone con cui si lavora volentieri, si lavora bene, persone alla mano, nonostante i titoli, le coppe, no, Stefano, che prima dicevamo, non sai dove mettere, non sai dove stivare. È Quindi che quello poi è un'altra cosa molto bella, non bastano sempre poi. una cosa molto bella che ci piace dire è che sicuramente se tu ti trovi in mezzo a una rissa, no? Spesso ti giri e c'è il vuoto. Se invece ti trovi in mezzo a una rissa con Stefano Tilli, ti giri e Stefano sta arrivando, è sotto. Sono Pip, molti Pip. Perché se parte di pizza è meglio di un pizzaiolo. Beh, ma poi adesso abbiamo fatto un salotto serio, abbiamo parlato dei sogni che si avverano, dello spirito olimpico, delle medaglie, del miglioramento, però insomma un qualche aneddoto, tanto è tardi, quindi insomma è tardi non tardissimo, qualche aneddoto un po' divertente che si possa raccontare a quest'ora, di qualche Olimpiadi che per qualche motivo ricordate con più piacere, si può Ciao. svelare. Ah, oh. Non so come mai la romanità in questo modo, In questo momento, non so, in questo momento mi viene fuori accento. Guarda, ce l'abbiamo. anche te, no, qualcuno che si possa raccontare, ho fatto una Dopo premessa. ti faccio raccontare da Roberto quando è andato per 3 giorni consecutivi al cinema insieme a Pietro Mennea e a Rocky a vedere Ufficiale Gentiluomo, dal primo spettacolo fino alla fine, finché la cassiera ha detto: adesso lo pago io, basta che ve ne andate. E Sì, perché Pietro, grandissimo Pietro, si innamorava di questi film, no? Poi era un ragazzo che la sera, finito l'allenamento, non è che noi avevamo un dopo cena e poi un dopo cena, Sì, no? E Pietro invece aveva un dopo cena molto easy, no? E dopo insomma, dopo ha fatto quello che ha fatto nella vita, è stato un uomo veramente grandioso. E si andava sempre, si andava a vedere questo cinema e lui doveva vedere, gli piaceva un film.
si chiamava Robertini. Andiamo, andiamo, dove dobbiamo andare, Pietro? No, Pietro, no. Andiamo, andiamo. E andava col suo modo di parlare, no? No, Stefano, sì, sì. Pensava, andiamo, 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 e andavamo lì. E dentro lì, e c'è dentro la cassiera, a un certo punto gli ha regalato, insomma, la pellicola, ha detto, portatela via, basta. Così, andavamo alla francese, a Gaeta, c'era un locale, insieme alla francese, era una gelateria, no? Quindi dopo essersi massacrati, evidentemente massaggi, fino a, insomma, a una certa ora, a una certa, dicono a Roma, se vedevamo la francese, e Pietro ordinava camomilla e noi banana split. La differenza, poi Stefano ha capito, ha cominciato a mangiare, e noi eravamo sempre banana split. Tardi, però ho capito, tardi. Tardi, ho capito, è vero, sì. Ma tutti noi abbiamo in qualche maniera compreso tardi alcune cose. E poi però voglio dire quello che ho detto anche durante il test che abbiamo fatto, Stefano Tilli era pure il più veloce in pista in macchina, perché utilizzavamo la pista atletica come una pista di 400 metri, tipo ovali delle Le Mans, e lì Stefano non c'è niente a fare, cioè uno è veloce, è reattivo, nella guida, e qui potrei chiamare in ballo il buon Cava, lui era veloce in pista e veloce in auto. Lasciava, no? I segni per terra. Era quello il problema. Sì, ma quello è tutto un altro. Lasciava le tracce delle gomme. Era quello il problema. È vero. Diglielo un po', ci siamo divertiti a fare dei giri in pista con la macchina di notte, e quindi c'era l'obbligo di partire in seconda proprio per non lasciare le impronte delle gomme. Non ci siamo riusciti. Il giorno dopo il professor Vittori si interrogava su questi segni lasciati, pensava che fosse il custode che portava gli ostacoli e i blocchi con lo stesso. Poi gli hanno detto che non era proprio così, e quando se ne è accorto ci ha convocati tutti e... ce lo ricordiamo ancora. Ma un'altra cosa, così cogliamo l'occasione per mandare un bacio enorme a Donato Sabbia. Nel raduno che abbiamo fatto prima di Los Angeles 84, dove lui è andato in finale due volte sugli 800 metri, e, io e Donato in un bar vicino al nostro residence, dove non c'era la sala per le colazioni, abbiamo conosciuto una vecchia ereditiera austriaca sulla sua Cadillac, molto annoiata, che ci ha preso a ben volere e quindi ci pagava le colazioni a tutti quanti, ti ricordi, Robby? E un giorno se la voleva pure sposare. No, per fortuna era fuori portata. Un giorno abbiamo sentito le urla che venivano da sopra l'infermeria, sopra al campo di atletica dove facevamo la preparazione. Era Vittori con la bilancia che aveva beccato Sabbia e l'aveva messo sopra la bilancia. La colazione di pancake aveva preso 3 kg. Urla, lo vedi come stai? Ma che ti sei bagnato la California? Come punizione ti ha fatto spingere la macchina? No, io ho preso peso, ma Donato, che aveva tendenza a ingrassare, purtroppo, gli mando questo bacio, come dire. Certo. E aveva preso 3 kg a 10 giorni dalle Olimpiadi, Vittorio era fuori di sé. Vabbè, questa volevo raccontarla, però non so che ore sono le 10:15. Vabbè. Sì, dai. Carosello è finito. Stefano, eravamo. No, non si può raccontare questa. Allora, c'eravamo questo building tutto per noi a San Diego, no? Ti ricordi dove stavamo in raduno a San Diego? Questo building della Madonna, io e Mauro Zuliani, un quattrocentista, auguri a Mauro. Auguri a Mauro. Auguri. Mauro fa parte del quartetto che da 34 anni, ma questo non lo contiamo perché c'è il Covid e non vale, da 33 anni più uno detiene il primato, quindi senza alimentazione, con la mozzarella di bufala e prosciutto crudo, senza tutte le cose che ci ha raccontato Stefano anche durante il test, ma tanto non ce lo facciamo scappare, faremo un salotto dove andiamo a parlare di alimentazione sana. Sicura e lontano dal doping, chiaramente. Insomma, abbiamo questo building, stiamo insieme, andiamo a letto sfatti, sfiniti, stavamo venendo da 30-40 giorni, forse siamo andati addirittura 2 mesi prima a San Diego,
E questo albergo era frequentato da marinai che erano 6 mesi magari che non mettevano piede a terra. E ad un certo punto, verso le 2 di notte, abbiamo sentito, siccome erano queste stanze americane con queste lettere alla francese enormi, no? Preparo i bip, preparo E i bip. purtroppo c'era questa porta che divideva questa camera, sarebbe diventato un grande perdere. Quindi di là stavano giustamente, come dire, godendo dei piaceri della vita. E noi che eravamo molto lontani dalla nostra vita, dai nostri piaceri, ma se non guardate, insomma, Mauro Giuliani mi sveglia, Roby, 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 perché lui se stava in qualche maniera voleva farsi catturare. Io mi sono svegliato e ho detto, no, questo non si può. Ho preso come stavo, sono andato a dormire in un'altra camera, perché questi erano intenti a praticare a lungo, senza sosta, e noi eravamo intenti ad allenarci ed eravamo lontani dalle nostre ragazze, fidanzate e quant'altro, ma non era quello il problema. Una cosa più bella, Non Roberto, sono mai mancate quelle lì, però capito, succedono queste cose, tu stai lì per prendere in piedi e becchi proprio quella stanza dove quelli lì di fianco vengono fatti no, ti e vorrei allora ricordare dico, quando io e te ci siamo nascosti dentro l'armadio. vabbè, Abbiamo fatto di sulla peggio. cucciola, sulla Andiamo cucciola. avanti. No, 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 siamo Andiamo avanti. là, non si preoccupare. Insomma, è successo che una volta noi siamo dovuti andare a chiuderci dentro un armadio. Che stavano avvenendo delle cose, ma le dovevamo nascondere. Non trovate. Questa magari nel dopo cena, Potrebbe fare. nel dopo Facebook lo possiamo raccontare, però voglio dire, stiamo parlando dentro l'armadio in due senza ridere, perché capito, noi stavamo altro che infarto alla pancia, non ne potevamo più da sta zitta. Però voglio dire, lo stiamo Sotto raccontando. gli occhi c'era come si può dire? Qualcuno che si divertiva, quindi noi eravamo un po' in C'era imbarazzo. il marinaio di San Diego che era arrivato in Italia ed era Come venuto proprio qua. Non Però entriamo ecco, in troppi dettagli, prego. State sul palco. stiamo raccontando cose della vita, insomma, ma ce ne sono di meno scabrose, diciamo. Però eravamo ragazzi, insomma. Mi ricordo che una sera abbiamo fatto 3 discoteche, io, tu e Pavoni a leggere Miss di questa discoteca, no? Noi non c'eravamo, lei Parioli. E mi ricordo Paoloni, dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Un sacco di ragazzi a leggere Miss, non so che discoteca c'era in Parigi. E si faceva qualche. E poi molte volte mi sarà molto seri, molto attenti, anzi quasi sempre. No, lo sento, Però sento. sono stati anni interessanti, andiamo avanti. Dobbiamo assolutamente guardare avanti con grandissima energia, entusiasmo. E il passato ci serve per fare quello che fa Stefano, una grande competenza che nel momento in cui trasmette agli altri in avanti è sempre un olimpionico. Resta olimpionico anche nella vita, resta olimpionico nel lavoro. Quello che provo a fare io tutti i giorni è vincere un'Olimpiade nel mio lavoro, un lavoro dove la competizione a livello ti scontri con ragazzi di 25, 26, 27 anni, ma tu sai che hai qualcosa in più. Tu sai che hai una marcia in più perché te la porti da lì. Sta dietro le spalle, quindi non vivi con quel ricordo, ma sai che se hai bisogno di girare quella chiave ti serve il motore, servono cavalli che ce li hai. Ma queste sono le esperienze che abbiamo fatto noi. Io ricordo un allenamento con Pietro sui 150 e dicevo 10 volte 150, Peter, Madonna, chi la fa? E lui, non ti preoccupare, tu vieni presso a me. Vieni presso a me, non ti preoccupare. Io parlo di quello che mi preoccupo, tu sei chiami Pietro Mannea, io proprio di quello che mi preoccupo. Vieni Hai dietro fatto a me. 10-150 col primatista del mondo, non ti spaventa niente. Non ti È certo che ti spaventa. Vieni appresso a me, uno per volta, non ti preoccupare. Sì. Che ci vuole? Aveva una capacità di rimanere attento in allenamento incredibile. Aveva dei riti incredibili. La panciera della salute di Pietro era un must. Tutti compravamo la panciera, perché se c'era Pietro vuol dire che funzionava. Qui invece adesso comprano altre cose che funzionano. Io mi ricordo a Helsinki che faceva freddo, no? Oltre alla panciera c'era anche la maglietta di lana a mezzo. Quella vera salute. E faceva il bucatino e lo lavava dentro la stanza. Fantastico. Dice, con le metodi non danno fastidio, ma lo dici te che non danno fastidio, senti che puzza la lana bagnata. Dico, ma poi metti che porto una bella ragazza dentro la stanza, mi trovo un po' di lana. E poi diceva,
di che sei venuto col nonno. Veramente. Non so però se avete capito, no? Il Battista del Monte, un uomo che guadagnava anche qualche discreto soldino, si lavava la pancia di mare. Io sono un fanatico di CR7 perché è l'unico atleta che considero nel calcio nel degno di rispetto per come si nutre, per come vive e come... Però, capito, Pietro Mennea, primatista del mondo, ha dato una ripassata a tutti questi uomini di colore molto dotati, che si fa il bucato, ragazzi. Vogliamo parlare. Adesso uno di questi ragazzetti, minimo se non c'è il mental coach, non riesce ad andare manco fino al campo d'atletica, no? Sì. Invece quest'uomo, da primatista del mondo, si lava i suoi panni. Incredibile, per questo, però era meglio che chiamava il Sergio. Pronto? Buongiorno, lavanderia, avrei da lavare alcune cose. Leggeva Il Sole 24 Ore, mandava Zanotto all'aeroporto per prendere i giornali, perché non era come una volta, nell'83 non c'erano cellulari, non c'erano tablet, non c'era niente. Andava all'aeroporto a prendere i giornali che arrivavano col volo dall'Italia e si leggeva Il Sole 24 Ore fino alle 2 di notte. Ecco perché poi mi sono vendicato e sono tornato col giorno. E comunque è andato a finire che lui poi mi ha sentito che stavo fuori dalla porta e mi ha fatto entrare, ovviamente, perché lui non stava dormendo, stava leggendo Il Sole 24 Ore. Io ovunque mi girassi... avevo insegnamenti davvero di vita che ancora porto dentro. Io sono stato un fortunato tanto. Roby, dimmi caro, visto che prima parlavi del discorso delle Olimpiadi, di un certo tipo, dell'evoluzione delle Olimpiadi, che raccontavi durante le prove del discorso della prima evoluzione di WhatsApp praticamente nelle Olimpiadi, quindi anche le Olimpiadi che hanno portato alla tecnologia, cioè quando entri nel circuito delle Olimpiadi che c'è una tecnologia che è avanzata che neanche te la pensi, che voi a Los Angeles avevate per la prima volta con il computer, vi mandavate i messaggi, quindi queste Olimpiadi che hanno... Sì, sono passati, Stefano parlava appunto, non c'erano cellulari, se volevi documentarti, andavi con tutte le tue cose, i tuoi materiali tecnici, scarpe chiodate, 3, 4, 5 paia, perché dovevi essere sempre al top e quant'altro, e dopodiché portavi via dei libri da leggere, portavi via la macchina fotografica, capito? A me viene da ridere, non vedo fotografiati tutti i piatti che la gente mangia, no? Vanno al mare, fotografano tutte le cene, no? E adesso vorrei dire una parola, con il beep, oggi, no? Dico le pellicole, pensa a sviluppare, è il primo, è il secondo, è il tramonto, è tua sorella, cioè adesso voglio dire, pensa a noi, allora tu prova a pensare, noi in quel momento lì, e su questo non sono poco umile, e mi celebro alla grande, noi eravamo personaggi, ma personaggi veri, non avevamo social, non avevamo niente, WhatsApp l'abbiamo visto proprio agli albori a Los Angeles, all'interno della il building dove dormivamo, c'erano questi quattro armadi, e con il numero, col tuo numero di gara, potevi in qualche maniera invitare fuori la partecipato a mangiare due spaghi a casa Italia, due spaghetti, poi scopri che era sposata e devi cancellare subito tutto perché il marito era praticamente un giocatore di basket, occhio, però voglio dire, era veramente l'alba della tecnologia, noi eravamo nel posto giusto per comprendere le cose, e in qualche maniera però, questo ti dice una cosa, e la impari troppo tardi, no? È quello che vorrei insegnare ai miei figli, fai attenzione a quello che succede, fai attenzione, perché quello era un messaggio preciso, e noi non abbiamo colto, perché eravamo portati verso i nostri sogni olimpici, vincere medaglie, essere campioni, ma tu pensa in quel momento lì percepire che il mondo stava andando in quella direzione. E non significava fare chissà che cosa, significava essere presenti e consapevoli di quello che accadeva. Quindi la gente con un messaggino ti scriveva, diceva, cazzo, metti il mio numero, 772, cercavo Stefano per dire, e gli mandavo un messaggio, ci vediamo alle 14, mangiamo lì prima dell'allenamento. No? Pensa, eravamo lì e non ci siamo accorti.
e non ci siamo accorti di cosa stava accadendo nella nostra vita, perché accorgersi lì significava essere anni avanti successivamente nel lavoro, nel saper leggere quello che succedeva nelle start-up di quel tempo, le nuove tecnologie. Eravamo però talmente immersi nel nostro pensiero. Ecco, quello che voglio proprio dire, questo è che vorrò inserire nella parte della formazione che facciamo, voglio che faremo insieme con Stefano, se gli farà piacere star con noi, ma credo di sì. Quando fa formazione, questo dovremmo dirgli, fa attenzione ai messaggi, a quello che, i messaggi che vedi intorno, quello che accade, perché lì percepivi una ricchezza futura impressionante, no? Quindi potevi dirigere i tuoi studi, potevi fermarti negli Stati Uniti, dovevi capire, invece noi giustamente avevamo i pensieri di ragazzi di 20 anni che arrivano a fare un'Olimpiade e che coronano un sogno alla velocità del suono, cioè non ci hanno messo 15 anni per un'Olimpiade. Tac, tac, un paio d'anni, la prima occasione siamo andati. E quindi pensa da lì, da Los Angeles 84, da WhatsApp ad oggi. Tu puoi avere 100.000 fan, puoi costruirli, puoi fare marketing, puoi fare queste belle cose, puoi promuoverti, puoi fare video da soli. E quindi è tempo che insegniamo, in questo caso ai miei figli, a fare attenzione a che cosa accade. E che è molto più veloce, molto più veloce. Oggi un'idea fresca, intelligente, domani mattina è già stantia. Però, dalla nostra parte, noi tre, in questo caso qui, ma voi siete già più avanti, abbiamo la forza di poter recuperare velocemente il tempo, perché abbiamo un'educazione all'essere ossessivi sui progetti, come dice Stefano, siamo super attenti alle cose e quindi possiamo assolutamente recuperare o addirittura provare ad andare più avanti. Ma provare non si dice, se no si incazza il Ah, professor Di Poli. esatto, no, ci vuole tempo di andare all'azione. Andare diretti e avere, come diceva prima Stefano, avere quell'occhio clinico che vede il particolare e che ti sa portare avanti di un passo rispetto a quello che è guardare nel vuoto e non capire il particolare di per sé importantissimo e non saperlo magari dare come messaggio poi al tuo atleta che hai davanti o alla persona con cui vuoi comunicare tali situazioni. Cioè Beh, l'atleta. scusa Roby, voi usate spesso un verbo che a me piace molto, studiare, cioè Studiare. studio, quindi non è solo una questione di doti o di prestazioni atletiche, ma è anche proprio di dedizione, di studio, di approfondimento, di metodo, quindi questo credo che sia un altro messaggio molto, molto importante. Certo, posso lanciarmi in una gara e avere la fortuna magari di vincerla, ma poi insomma, tutto il resto è davvero un lavoro minuzioso. Infatti, su questo tu dici lo studio. Io, ad esempio, che ho fatto il lanciatore e ho dedicato moltissimo del mio tempo, ho anche avuto un passaggio come giocatore di bowling, dove nel bowling sono riuscito a capire come far girare la pallina da baseball a contatto con l'aria. Quindi delle cose, degli studi al di fuori anche del tuo sport stesso, per poi riportare dentro il tuo sport in maniera molto devastante, perché effettivamente avevo capito delle situazioni che la fisica interpretata, e quindi è stato uno studio molto, penso che anche solo lo stacco, la partenza, dai blocchi di partenza, c'è uno studio dietro al millesimo e alla percezione del rumore di tutto quello, le false partenze è un attimo. E quindi la tensione di quel momento. Io penso che ci sono delle situazioni che ogni sport studia veramente nel minimo dettaglio, cose che sono impercettibili alla vista delle persone che ti guardano correre, che ti guardano fare un lancio, ma dietro c'è una preparazione, uno studio tale e millimesimale per arrivare a un successo chiaramente fondamentale dove. È fondamentale. Noi magari non siamo laureati, però penso che ognuno di noi nel nostro sport abbia studiato nel minimo particolare anche appunto come metti in bocca il cucchiaio della minestra. Qua c'è No, è Silvina. proprio la partenza del corpo che veramente è una delle cose più complicate e innaturali che ci sono. Naturali. Se non hai una spinta dietro adeguata, cadi a faccia avanti. Se spingi troppo con le gambe,
drizzi e non avanzi. E Carl Lewis diceva: quando sbagli la partenza hai 99 metri per imprecare, perché se sbagli la partenza un metro, 2 metri avanti non lo prendi più, perché adesso non, i recuperi che faceva Pietro non esistono più. Pietro ha fatto delle gare splendide, ha recuperato 3 metri su Alan Wells, adesso questi corrono 6 metri più forti di Alan Wells, quindi non recuperi niente. E quindi hai preso proprio un gesto che è fondamentale, molto tecnico, molto, è la partenza proprio, è la base del risultato, perché molte false partenze poi hanno portato a persone che avevano nel record delle gambe il timore di partire, parti con un decimo di un millesimo di secondi più tardi, hai già creato i 90 metri di imprecazione. Sono più di 10 anni che non ci sono più le false partenze, alla prima sei fuori. Infatti ricorderete nel 2011 a Daegu e ai mondiali proprio Bolt ha fatto la falsa partenza, e quindi una regola che è stata messa per lo spettacolo, per non diluirlo troppo, ha privato poi del protagonista dello spettacolo, esatto, dello spettacolo principale. Infatti, effettivamente il blocco è veramente complesso. Anche perché non conta i primi 30 metri, perché difficilmente quello che sta in testa ai primi 30 metri poi è quello che vince la gara, ma è che imposti anche la seconda fase, per cui se la imposti male dall'inizio, come dice Carl Lewis, veramente imballi, sì, ti imballi e imprecare, perché effettivamente è tutto lì. E lui pure ha imprecato parecchio, compagno. Sì, io forse abbastanza, dai. Sì. Comunque, effettivamente, questo studio del minimo particolare penso che sia l'impercettibile all'occhio del tifoso di un certo tipo, di chi lo fa come professione, come spirito di vittoria. Chiaramente è tutto uno studio, ogni passo ha un suo perché. Sì, se tu ti fermi ad analizzare la reazione allo sparo è di un decimo di secondo, che il piede nella fase lanciata sta a terra 80 centesimi di secondo, cioè sono tutti numeri che fanno paura, fanno impressione. Ma dici Stefano, il carico sul piede per un atleta in velocità lanciata è intorno ai 40 all'ora, no? Il carico che subisce 400 kg su ogni appoggio, 600 kg ci sono sul piede di stacco del saltatore in alto. L'atletica ha dei numeri impressionanti. A volte fa 44 km all'ora, sono 12 metri e 30 al secondo. Ogni secondo 12 metri e 30. Altro che Willy il Coyote, perché parlavamo di Willy il Coyote, non so in quali termini, forse con una delle mie giornate di delirio e non di potenza di cazzate, stiamo parlando del Willy il Coyote, non mi, che poi non finisce proprio così, insomma, la storia è un po', il cartone animato è un po' così, insomma, non va proprio. Sono numeri impressionanti che sono belli però da citare, ecco, sempre per volte fa passi di 2,70 m, ma fa 4,5 appoggi al secondo, di quella lunghezza, è impressionante. Sì, la velocità tecnica dell'appoggio e della ripartenza è una cosa impercettibile, proprio è una toccata e fuga del piede proprio. E con le leve che aveva lui era una roba molto, molto importante. Come fa impressione adesso Kip Coach che fa la maratona in meno di 3 ore? Ecco. In meno di due ore. Sì. È andare a 20 km all'ora sulle proprie gambe per 2 ore, impressionante. Sì, sì. Mi è venuto in mente una cosa a proposito di tutte queste cose belle, parlo sentendo. Qual è secondo voi, ma anche Annalisa, anche Claudia, chiaramente noi tre, qual è l'atleta in assoluto che vi ha più entusiasmato lottando dalle nostre Olimpiadi fino a quando abbiamo in qualche maniera chiuso, siamo più o meno coetanei, poi tu Stefano hai avuto la possibilità di guardare da vicino altri, ma diciamo gli atleti che hai visto nelle Olimpiadi dove eri atleta ed eventualmente coach, non ora che sei bene o male presente sempre, quindi hai un panorama, se vuoi anche
anche da cronista, ma vorrei più il tuo giudizio di quando eri un atleta ed eri nel campo. Di qualsiasi attività, atletica leggera o quello che vuoi, qual è la, secondo te, l'atleta che più ti ha lasciato una bella immagine? Complessiva, eh? Per rimanere nei nostri ambiti, l'eleganza maestosa di Carl Lewis, le sue 8 medaglie d'oro olimpiche, il carisma, credo inarrivabile. L'eleganza posturale di Carl Lewis mentre corre è veramente l'espressione più alta del genere umano che ho visto. Claudia? Carl Lewis, io ho cominciato a leggere testi in inglese, lingua che non amo perché preferisco il francese, per leggere l'autobiografia di Carl Lewis, che all'epoca non c'era internet, non c'era Amazon, per cui una cosa folle per avere sto libro che ho letto. Per me Carl Lewis era veramente quello che ha detto Stefano, mi ci ritrovo, Carl Lewis. Pensa che una volta l'ho fatto arrabbiare? Una volta? A Seul, infatti l'ho pagata. A Seul, nei quarti di finale, una delle due volte che l'ho battuto, stavamo controllando la gara perché eravamo in testa sia io che lui, poi l'ho visto con la coda dell'occhio, dico, quasi quasi, sono andato un po' avanti e gli ho messo avanti, no? Come hai fatto? Da lui e ma Carlo, che è successo? Dice, ma io non stavo al massimo. Allora tutti, oh, sono venuti da me. Manco io stavo al massimo. Semifinale mi ha dato 3 metri. che permaloso. Qual è l'atleta più ti ha affascinato? Ma io parlo di tutti gli sport, quindi per atletica potrei citarne uno, ma voglio sentire il tuo. Io penso che Bolt abbia sfracellato quello che siano le doti umane, quindi di come sia arrivato e così via. Chiaro che Carl Lewis, che l'ho visto anch'io correre in diretta sull'anello olimpico e così via, mi ha impressionato la potenza e la perfezione di quello che lui... E naturalmente la regina dell'atletica, cioè la regina è la velocità, d'altronde alla prestazione, come si dice, studiata nel minimo particolare dal primo passo fino all'ultimo, e poi c'è questa postura atletica che veramente bisogna imparare a correre e devi arrivare a avere quel modello. E perciò... Cioè, ci sono tanti giocatori di baseball, tanti giocatori di basket, però la fatica che fa il 100 metrista, il 200, cioè lo sforzo fisico in quel momento, io penso che sia appunto la regina dello sport. Lisa? Ma io, per rimanere nell'atletica, vabbè, oltre ai nomi che avete detto, sicuramente Mennea, io ricordo Sara Simeoni. Anche perché sì, mi affascinava, questo personaggio intramontabile, la vedevo proprio come un mito, e quindi mi ha sempre affascinato. E beh sì, lei è stata coperta totalmente dall'impresa di Pietro, perché a Mosca anche lei ha vinto le Olimpiadi con 2:01, che era il record mondiale allora. Sì. Però non ha avuto lo spazio che meritava, perché anche da Milano Maurizio ha vinto l'oro. A Mosca. Però la volata di Pietro che recupera 3 metri e Wells, così ovviamente. Insomma, ha complicato tutto. Un po' di... Io voglio andare controcorrente. Io sono un uomo di rottura, no? Ma chiaramente ho i miei personaggi nell'atletica, decisamente. Voglio ora dire una cosa e poi dire una stupidaggine, no? Mi sono innamorato di due atleti, assolutamente Pietro Mennea, ma per me il mio idolo era Marcello Fiasconaro. Oh, è vero. Molto cavallo pazzo, no? Che fare con il mondo. È vero. Che solo il nostro Donato batte facendo il tempo in maniera elettrica, fa lo stesso tempo, credo, Stefano, correggimi se sbaglio, ma lo fa in modo elettrico, e il modo elettrico è chiaramente vincente rispetto, però Marcello Fiasconaro per me è questo
questo ex giocatore di rugby che viene in Italia, un personaggio incredibile, questi capelli lunghi, questa corsa folle, no? Forse solo Stipe Fontaine mi emoziona nella stessa maniera. È chiaro che Carl Lewis, quello che avete voi detto è stratosferico. Però Stipe Fontaine, che forse alcuni di voi non conoscono, è la leggenda. Stipe Fontaine è il primo che ha calzato le Nike, che li hanno costruito i fondatori della Nike nella piastra del Waffle, la prima scarpa Nike, no? La Cortez viene costruita nella piastra dei Waffle. Quindi sicuramente Marcello Fiasconaro per me era una leggenda. So esattamente dove ero quando ho fatto il record a Firenze. E poi voglio dire un'altra cosa che mi diverte sempre dire. 28 di giugno nasce Pietro Mennea, primatista del mondo. 29 di giugno nasce Ben Johnson, lasciamo stare la parte drammatica della sua carriera, primatista del mondo. E il 1 luglio, Carl Lewis, primatista del mondo. E il 30 giugno, Ribaud, una pippa. Beh, Voglio dire, ci stava bene il quarto lì, no? Voglio dire, però di questi quattro, escluso Pietro, tre sono del 61 e Pietro invece è del 52, credo, 52, sì. E quindi vabbè, questa era una battuta, però anche non vi ho detto chi è il mio veramente preferito. Il mio preferito è Greg Louganis. Ah, Questo è il mio preferito in assoluto, l'atleta che mi ha lasciato più sì. un'immagine veramente per me. Greg Louganis è la perfezione, quello di cui parliamo, no? Ogni fibra di quegli atleti lì quando vanno giù dal trampolino, è chiaro che non è emozionante come una fine ai 100 metri, però il gesto arriva a livelli veramente altissimi. Per me Greg Louganis, anche tutta la sua storia drammatica, no? Greg Louganis dichiara la propria omosessualità, dichiara tutte le altre cose che conoscete, però come atleta, ragazzi, è Il spettacolo. quando gli ha preso il trampolino. Quando ha preso la botta nel trampolino, sì. Che Aspetta, dire? Annalisa, forse tu devi trarre le conclusioni stasera e sì, aggiornarti. abbiamo chiacchierato amabilmente, abbiamo anche superato ampiamente i nostri tempi, ma insomma era sicuramente bello aprire così con questa atmosfera molto da salotto, perché questo era proprio il nostro intento, ovvero Maria Claudia, nelle nostre chiacchiere. E quindi vi ringraziamo davvero perché insomma ci avete fatto conoscere qualche così aneddoto, qualche pensiero di queste Olimpiadi che in effetti, come si dice, rimangono sempre una grossa emozione sicuramente per gli atleti, ma poi anche per proprio tutto il pubblico che segue gli sport, perché è proprio sempre davvero un momento di festa. Per cui speriamo davvero di accompagnarvi e fare questo viaggio insieme per questo lungo anno difficile, ma sicuramente che ha portato comunque anche la possibilità e l'occasione di crearci degli spazi nuovi, degli spazi diversi, in attesa ovviamente di poter anche riprendere le attività sui campi e negli stadi e nei commenti televisivi o piuttosto che vicino agli atleti. Quindi davvero grazie per questo inizio, perché lo consideriamo un po' un calcio d'inizio per fare una citazione calcistica di cui abbiamo parlato poco, però insomma abbiamo dato spazio sicuramente a tanti altri ricordi, quindi un buon calcio d'inizio. Grazie Maria Claudia di aver condotto, insomma, condurre sempre con grande professionalità e grande impegno e approfondimento le nostre attività, e grazie a Roberto Ribò per insomma l'aiuto e gli spunti, i suggerimenti, i brainstorming per quelli che parlano bene. E poi il cazzeggio anche che riusciamo a fare, non mi basta mai, parlano un po' meno bene, ma per rendere l'idea, no? Per insomma questa contaminazione che credo siamo riusciti a fare un po' delle nostre attività, delle nostre esperienze, magari di tante idee che erano rimaste anche un po' lì. Noi abbiamo parlato spesso e volentieri di sogni, poi a volte ci sono dei mezzi sogni, dei sogni un po' contorti, incastrati, delle idee che rimangono
un po' nascoste nei cassetti o per strani motivi non riescono a esprimersi, per cui no, il mio augurio è di riuscire a portare avanti dei sogni insieme a questo team e anche ad altre persone che lavorano con noi e che si aggiungeranno, spero, a questo gruppo per poter portare qualche sogno a compimento insieme. Quindi Aspetta, questo. che ora Stefano ti dice il mio augurio di riuscire a. Stefano, no, di riuscire a non si dice. No. No, riuscire a, sì, certo. No. Occhio. Bisogna farlo e basta. Assolutamente. Sai, ma quando il sogno è personale, magari, cioè, il gruppo, comunque, incastrare i sogni in un gruppo non è facile, perché, insomma, va costruito con un, credo, un lavoro di Cesel, cioè, un lavoro davvero congiunto, perché sennò si rischia che uno vada da una parte e quell'altro vada dall'altra, poi ci si dice, ma scusa, dove stavamo andando? Quindi. Noi ci siamo messi a. Non riesco a sognare, preferisco avere un piano più che un sogno. E sono sempre stato così, non riesco a sognare, perché mi sembra un po' troppo lontano. Sì, chiamo sogno forse un obiettivo, ecco. L'obiettivo è meglio, sì. Ci Ok. vuole un piano per mettere un sogno. Esatto, poi insomma ognuno ha un po' la sua visione delle cose, però credo sicuramente un progetto e degli obiettivi comuni da riuscire anche ad arricchire insieme, perché poi credo che questo sia il valore del fatto di lavorare in gruppo invece che ognuno per solamente ognuno per i fatti propri. Insomma, io ce l'ho una buona idea, manca un anno, quindi guardate che potete fare. Potremmo farla questa cosa qui, potremmo farla lì, magari a Tokyo, insieme, fare un bel salotto giapponese, mettete via soldini per l'aereo Va bene. e speriamo che il Covid non ci blocchi di nuovo. Però potrebbe essere una bella idea, no? Partire qui da lontano, come dice Stefano, basta fare un bel piano e si può fare, insomma. 12 mesi per prepararlo. Ci Poi piace. magari bisogna parlare così. Oh, io, oh, so, io, va bene. Arrivato. Arigatoni. Arigatoni, ti mangiamo la prima volta che vengo a Roma. Arigatoni. Ecco, però hai capito, potrebbe essere una bella idea. Possiamo fare delle Siamo manovre di avvicinamento, diciamo. sì, fra 12 mesi, il 23, team building olimpici, lì di limpioni ce n'è quanti ne vuoi, Annalisa, Ma sì, così guarda, quando esce la chiappi così li porti dentro e poi se fai la parte. se mi portate a Tokyo faccio una diretta 24 ore su 24, 24 in Italia mi fa un insieme a baffo, Bragagna. mi fa veramente un baffo. Vorrei vedere Annalisa 8 ore con Bragagna dentro le cuffie. Riparliamo. Ne Eh no, riparliamo. hai ragione, è vero. Quindi Rob, sì, potremmo dire da Arigatoni ad Arigato, cioè da qui intanto ci facciamo un po' potremmo fare Arigatoni il prossimo team building, potremmo chiamarlo da Arigato ad Arigatoni ad per Arigatoni. Stefano. Comunque abbiamo molte cose da fare in questi mesi insieme, quindi molti rigatoni li mangiamo sicuro. Se Sicuro. Stefano se lo consente, perché io ho capito che qui poi Stefano ci bacchetta tutti quanti. Mi raccomando, le vitamine che mi ha segnalato ieri, mi raccomando, 1 grammo di vitamina C al mattino, una alla sera, vitamina D, selenio e magnesio, e buona vita. Hai imparato. Dico così, L'immunità zinco. E quindi, mi raccomando, questa cosa fatela vostra. Facciamo Che un'altra vi vita. devo dire? Annalisa ha chiuso bene, oltre che dirvi che vi voglio bene, che ho passato una bella serata. Grazie, anche E ci noi. aggiorniamo. Ci sentiamo presto. Assolutamente, ci vediamo sicuramente ai primi di settembre con il prossimo salotto. Claudia, ci mettiamo subito al lavoro per organizzare il prossimo incontro, perché comunque gli argomenti ne abbiamo tanti, dobbiamo solo metterli in fila, come diceva Stefano, fare un buon piano per essere ancora live. Come promesso, magari ci prendiamo la pausa di agosto, visto che comunque saranno.
sono stati mesi sicuramente impegnativi, ma ai primi di settembre sicuramente saremo ancora insieme. Strada facendo troverete magari qualche sorpresa, qualche webinar, chissà. Ma certamente, ovviamente rimangono sempre. Rimaniamo sempre in allenamento da questo punto di vista. Assolutamente sì. Assolutamente. Bene, allora grazie a tutti, grazie Stefano Grazie. per il tuo tempo e di aver condiviso con Ciao a noi voi, parte ciao a tutti. dell'esperienza. Io vorrei ringraziare anche tutte le persone che ci hanno seguito, perché naturalmente ci sono state molte persone che ci hanno seguito, di conseguenza è Bravo, Roberto. importante anche trasmettere delle buone informazioni per poi metterle appunto in pratica nei piani prossimi a cui ci dedicheremo appunto con il team insieme. Quindi, però, le persone che appunto ci hanno seguito, intanto un ringraziamento speciale dal team olimpico. Bene, grazie ancora, grazie Grazie. molte e ci vediamo presto online e sicuramente presto anche in presenza, speriamo. Buona serata a tutti. Buona serata a Ciao, tutti. ciao, ciao. Grazie.